Attenzione! Guardate cosa mi hanno mandato dalla Xur. Xur è un oggetto meraviglioso che ora proveremo, ma intanto un'occhiata ai dettagli. Il nastro adesivo con le indicazioni di dove tagliare e il taglia nastro adesivo incluso. Guardate che gran cosa. Innanzitutto due parole sulla compagnia, su questa azienda che mi ha mandato questo scanner. Il nome si pronuncia Xur, anche se a me piace pronunciarlo Xur, ma si pronuncia Xur, e sul loro shop ci sono tre modelli. Il nostro è l'T24 Pro, che scannerizza 24 megapixel, 320 dpi, compatibile con Windows, Mac OS e Linux. Infatti noi lo proveremo con Linux, perché noi abbiamo Linux. Praticamente corregge i riflessi, raddrizza le pagine, insomma sono cose che vedremo. Trovate questo scanner sul loro sito, vi lascerò i link in descrizione. Brevemente vediamo cosa c'è dentro questa scatola fancy, super fancy. Troviamo cuoricino con libretto di istruzioni e software che però noi tralasceremo. Abbiamo un pulsante USB, abbiamo un power adapter, un alimentatore che tiriamo fuori con la presa italiana e anche quella americana che è da qualche parte, perché l'avevo già visto, eccolo qua. Abbiamo un pedale da piede, un foot pedal, e poi vedremo a cosa serve. Questo lo mettiamo qua. Un cavo USB, va bene, poi lo vediamo. Dei cosi che si usano per le dita, dopo li vediamo. Abbiamo il tappetino su cui si appoggiano le cose da scannerizzare. Abbiamo una scatoletta con... guardate che fancy, queste sono le lampade laterali che illuminano le pagine di lato in modo da evitare i riflessi, questo è importantissimo. E poi abbiamo lo scanner vero e proprio che si tira fuori da qua e che è, come vedete, un oggetto magnifico, wow! Lo scanner si chiama ET24 Pro, secondo me perché assomiglia a ET. Non c'è una certa somiglianza. Piccolo dettaglio sui faretti laterali che si agganciano magneticamente qui dietro. C'è un magnete, basta appoggiarli e loro stanno lì. Passiamo ora all'installazione del software. Si va in fondo alla pagina e si trova un link. Questo link dovrebbe essere più visibile perché ci ho messo un po' per trovarlo. Si va su software e si seleziona il nostro modello di scanner. ET24 Pro è il nostro software. Io vado a cliccare e qui mi dà tutte le versioni per Windows 7, 8, 10, 11, per Mac, quindi Apple, per Windows XP addirittura, questa cosa è incredibile. Aggiornato al 12.1.2024? Ma non ci credo. E la versione per Linux aggiornata al 2022, questo non è... piacevole, però insomma io ho provato a scaricare la 1.5 ma non si installa. Allora ho cercato con Google e ho trovato, se riesco a caricare sta pagina, un forum dove si parla di questo fatto che la versione 1.5 ha dei problemi, ci sono persone che non riescono a installarlo, e allora il supporto della Xur, della Xur, ha mandato un link con la versione 1.7 che ha funzionato su Ubuntu. Io non ho la Ubuntu, ho dovuto reimpacchettarlo perché il software è compattato con un compattatore che il mio sistema Devuan al momento non supporta, e quindi l'ho ricompattato. Adesso andiamo a installarlo a mano, di package-install scanner, e vediamo se riusciamo a installare questo software. Ecco fatto, cd opt, abbiamo la directory scanner. Che cos'è questa? Sì, directory scanner. Ed è qui, ok. Xur scanner sta messo in other, vedete, è stato infilato nei menu. Quindi a questo punto io lo lascio direttamente da qua. Ed ecco il sistema montato. Abbiamo anche uno schermo, perché lì è un'uscita HDMI. Andiamo a vedere le porte in uscita. C'è un'uscita HDMI, un'uscita HDMI,
ho deciso di montare il pedale a piede. Questo è l'HDMI, questo è per l'USB del computer che ora vedremo, e qui c'è l'alimentazione, tasto on off e schermo HDMI vecchissimo, impolverato e schifoso, perché ho questo e perché usiamo questo. E adesso io accendo lo scanner e vediamo cosa succede sullo schermo. Lo scanner si illumina, mi compare forse una scritta qui, e guardate, abbiamo già la visualizzazione. Wow, fantastico, ottimo. A questo punto vediamo un po', quindi applicazioni, altro, Kazur, e vediamo un po', ed eccolo qua. Come vedete, ho già il software pronto. Da notare che quando ho lanciato il software, lui mi ha disabilitato l'uscita, ma se io chiudo il software, torna in questa visualizzazione qua. Questa visualizzazione, io ora ho qua delle foto, è comoda per fare delle presentazioni. Quindi posso usare lui come un oggetto per fare presentazioni e proiettare l'HDMI su un mega schermo. Ad esempio, io potrei prendere una serie di documenti, come vedete, e farli vedere sullo schermo. Quindi far vedere le cose mentre vengono proiettate sullo schermo. Ma adesso torniamo alla scansione. Fondamenti di chimica Silvestroni, eccolo qua. Questa linea verticale mi consente di allineare. Qui ho messo il pedale e quindi adesso facciamo una prova. Lo apriamo ed ecco qua. Vediamo, lo apriamo al centro, vedete, lo abbiamo allineato al centro. Io sono in modalità scansione di libri, che c'è un sistema che si chiama Book Flattening Split Pages, perché mi splitta le pagine. E quindi io è quello che seleziono. Si può selezionare singola pagina, si può selezionare un sacco di roba. Lo voglio fare a colori. E a questo punto non mi resta che premere o il tasto qui, questo qua, dall'interfaccia grafica, oppure il pedale. E io premerò il pedale, metto il mio piede qua, schiaccio, ed ecco che lui ha fatto due foto, perché la prima pagina e l'altra pagina, ed eccole qua. E direi che ci siamo. Guardate la qualità, veramente pazzesco. Vediamo l'altra. Ci sono delle differenze di luminosità e ci sono anche dei tagli così, ma questo è dovuto innanzitutto al libro che è storto. E qui entrano in gioco questi meravigliosi oggetti. E vediamo se riesco a farveli vedere, perché queste sono le dita magiche. E io gli devo selezionare qua un'opzione molto importante. Dunque, Operation, vediamo, System Settings. Editiamo i default e qui c'è Finger Remove with Finger Cuts, quindi lui ti rimuove le dita oppure no, ma noi gli mettiamo questa roba with Finger Cuts. Questi sono i Finger Cuts. Praticamente lui cosa fa? Quando facciamo la scansione, lui riconosce automaticamente la presenza di questa roba, di questo pattern, e lo toglie dalla pagina. A cosa servono questi cosi? Praticamente si mettono, vedete, sono fatti apposta per essere tenuti in mano, e con questi sotto hanno un pad di neoprene e si stira la pagina e si tiene in posizione. Dopodiché io schiaccio il pedale fortissimo e lui ha fatto la scansione, e come vedete non ci sono, si intravede un alone, perché lui con il suo software va a rimuovere. E vedete che la pagina è diventata dritta. Si può raddrizzare ancora meglio, ci sono delle opzioni nel software, e vi devo dire che il software per Windows, ahimè, è decisamente migliore. Quindi se voi questo scanner lo potete usare con Windows, otterrete sicuramente dei risultati migliori, perché è un software mantenuto meglio. A questo punto si tratta semplicemente di girare le pagine, stirarle, premere il pedale
girare la pagina, se ci riesco, stirare le pagine, premere il pedale e così via, finché non si è scannerizzato l'intero libro. Questa cosa è meravigliosa e guardate, vengono fuori veramente in modo perfetto. Ecco qua, ho acceso tutte le luci, proviamo con tutte le luci accese, laterali e sopra. E ora la luminosità è un po' più migliore. Certo, se questa viene in bianco e nero è semplicemente perfetta. Qui la leggibilità è totale. A questo punto posso salvare in PDF, in testo, posso salvare in Word se non mi sbaglio. XOCR non so cosa sia, bisogna leggere il manuale, ma la cosa interessante è il PDF con OCR. Mi chiede il testo, in questo caso io devo selezionare l'italiano, Italian, ok, e mi chiede dove salvarlo. Io vado a selezionare sul mio desktop un output.pdf, ora ci mette un po', questo lo possiamo chiudere, output.pdf, clicchiamolo ed eccolo qui, e come vedete abbiamo un OCR. Qui ci sono delle formule con delle cifre, con delle lettere in greco, per cui sicuramente l'OCR non ce la fa, perlomeno questa versione. Non so la versione per Windows. Ed ecco un libro con schemi. Ha diviso in due le pagine. Prima pagina. Più che perfetto. Come immaginavo, la funzione di zoom serve solo per la modalità presentazione, quindi ottengo premuto il tasto e posso zoomare, ma come vedete la qualità sulle foto non è proprio il massimo, però va bene specialmente se dobbiamo mostrare delle cose scritte, ma comunque non è il caso di zoomare molto perché in questo caso qua si vede più che bene. Che dire, fantastico. Io adesso qua ho spento la luce, qui le accendo di nuovo, la metto più forte e la spengo, quindi forte, forte, fortissimo. Qua dietro tocco, basta sfiorare per accendere e spegnere questo, basta contatto a sfioramento e posso illuminare la pagina e vederla molto bene. Vediamo ora la foto come si vede, ma penso che sarà piena di riflessi perché comunque... siamo lì, sì, ci sono i riflessi perché queste foto sono glossy, ma c'è il modo per eliminare queste cose, sono io che sono un incapace. Bene così, che dire, io ho scannerizzato un libro di 300 pagine, di 350 pagine, ci ho messo circa 10 minuti e il PDF è venuto fuori splendido ed è questo qua. Ci sono degli artefatti come delle pagine, perché è un libro antico, praticamente ho stressato il software per scannerizzare un libro antico, un libro di officina, ed è venuto veramente molto bene. Ci sono trucchi di ogni tipo, l'ho scannerizzato in bianco e nero, ma la cosa incredibile è che rispetto a utilizzare uno scanner planare ci ho messo veramente meno di 10 minuti. Qui non avevo ancora capito come si tiene questo dito di plastica, come si abilita questa funzione, quindi c'è anche il dito di plastica in mezzo, ma ora che ho capito come si fa e soprattutto come si raddrizzano le pagine posso fare delle scansioni perfette. Questo scanner è veramente ok, io sono molto contento, vi ringrazio per aver visto questo video fatto malissimo di questo scanner Cisur che io chiamo Czur. Vi lascio i link in descrizione di questo splendido oggetto e ci vediamo ai prossimi video che vedranno lui impegnato in scansioni di vario tipo, tra cui schemi elettrici e cose di ogni tipo, insomma.
Beh, una cosa che vi raccomando è non usate in un ambiente schifoso come il mio laboratorio, che è veramente schifoso in questo momento perché ho ancora i lavori in corso, perché vi si sporca specialmente il pedale, e io questo qua adesso lo pulirò per bene. Però insomma, fate attenzione perché è un oggetto che merita una certa attenzione, ed è bello, devo dire che è bello. È fatto bene, non ho ancora tolto le pellicoline, preferisco lasciarcele finché questo scanner si trova qui nel mio laboratorio, e quando poi lo porterò al museo dell'informatica funzionante, dove sarà utilizzato per scannerizzare documentazione di estrema importanza relativa ai pezzi esposti e non, e allora forse toglierò le plastichine, però per un po' sicuramente lo userò qui, perché ho cassetti e cassetti, come potete vedere, pieni di... queste sono cazzate, ma qui dobbiamo avere da qualche parte, queste sono cagate. Ora non li trovo più, sono pieno di schemi, non lo so. Comunque ho schemi elettrici antichi a non finire qui in mezzo. Ma dove cazzo li ho messi? Ma è possibile che non trovo mai un cazzo quando cerco qualcosa? Ah, ecco qua, abbiamo paginate di schemi elettrici di scuola radioelettra, dai corsi, vedete, schemi. Questi sarebbero veramente da scannerizzare, dubito che ci siano in giro. E sono fogli singoli. Queste cartelle sono... questi sono messi al contrario. Va bene, grazie.